queste politiche di privatizzazione distruggono anche la cultura, eh? È una maniera di pensare che non può essere applicata dappertutto. Onestamente non vedo come può essere applicata in qualunque parte, onestamente. Però il concetto del teatro trasformato in un discount a basso prezzo è terrificante. Oggi incontrate Landini, non so, sembra che suonate insieme o cantate insieme. Quel rapporto c'è tra il mondo del lavoro, diciamo, tradizionale e il mondo della cultura? Come il mondo del lavoro? Noi facciamo parte del mondo del lavoro con una nostra specializzazione. Noi siamo artisti, siamo lavoratori e voglio dire siamo anche cittadini, come tutti quei signori là davanti. Cittadini che hanno letto della gente che non sta facendo quello che gli era stato chiesto. Perché io ho capito l'innovazione, ma quando qualcuno della mia idea, non voglio parlare della mia politica, mi dice che licenziare è bello, ho paura che cosa verrà dopo. Ma avete le stesse idee con Renzi? La linea è un po' quella lì, non ci siamo, perché io ho capito innovare, ma non sul sangue delle persone e soprattutto non sul sangue della cultura, che non è che vuol dire che l'opera è bella. L'opera fa parte di quell'idea in cui un cittadino italiano di mentalità aperta, di grande cultura, è una persona autonoma che pensa. E questo dovrebbe essere il lavoro del governo, non di creare della gente lobotomizzata che non pensa a nulla. Io non dico che il mio lavoro è fondamentale per l'Italia, io dico che tutta la cultura è fondamentale perché crea delle persone autonome in grado di pensare, e forse è quello che qualcuno non vuole.